Ciao a tutti, oggi ho preparato dei bocconi conditi con una salsa verde a base di prezzemolo. Innanzitutto do una bella lavata a questi molluschi, noi li chiamiamo bocconi, più generalmente murici. Li sciacquo per bene e levo qualche impurità, il paghetto, eccetera. Questi molluschi sono praticamente delle lumache di mare, quindi è bene prenderli sempre dopo essere stati stabulati e quindi spurgati. Dopo averli lavati, li metto in una pentola abbastanza capiente e li sommergo d'acqua. Dopodiché aggiungo una bella presa di sale e li porto ad ebollizione. Schiumando di tanto in tanto, alla fine, per una cottura di una quarantina di minuti almeno, dipende molto dalle dimensioni, questi erano belli grossi, quindi una quarantina di minuti, sono sufficienti per poterli poi gustare senza che rimangano duri. Guardate un po', l'acqua è evaporata, quindi ci siamo in cottura, spengo e tengo coperto in caldo. Adesso mi dedico a creare la salsina. Del pane grattugiato, in questo caso ne ho usato 100 grammi, e lo bagno con dell'aceto di vino bianco, in modo così che sia già un po' inumidito. Questo per evitare che assorba molto olio, perché l'olio extravergine d'oliva poi sarà importante per creare la salsa. Ecco qua, quindi do una bella mescolata e metto da parte. Intanto trito grossolanamente il prezzemolo. Non c'è bisogno di fare una grana sottile perché poi andrà nel frullatore e quindi si macinerà tutto. Ecco qua, metto dentro un frullino tutto il prezzemolo che avevo tritato. Vedete che è proprio un taglio alla fine, non si può parlare neanche di prezzemolo tritato, ma un prezzemolo tagliato. Ora, dopo il prezzemolo, aggiungo il pane che avevo precedentemente inumidito con l'aceto, un cucchiaio di concentrato di pomodoro, e poi aggiungo anche un uovo bollito. Un uovo bollito lo taglio a pezzetti e lo metto dentro per fare questa salsa. Ecco qua. Aggiusto di sale e di pepe, questo a piacere, 2-3 pizzichi di sale ci stanno anche per condire l'uovo. Il pepe in grani, ho usato in questo caso del pepe misto, e poi olio extravergine d'oliva. Incomincio ad inumidire e poi pian piano affilo in modo così da amalgamare bene il tutto, creare quasi una sorta di maionese. Si può usare anche l'olio di semi di girasole, ma io preferisco usare sempre un olio extravergine d'oliva buono. Il sapore ovviamente rimane più corposo, più forte, più importante, invece il girasole rimane molto più delicato, ma a me piacciono i sapori arcigni, quindi va benissimo l'olio extravergine d'oliva. Scolati i bocconi, li levo dal guscio, tolgo l'opercolo, che ovviamente è di madreperla e non si mangia, e li condisco con la salsina fatta. Li accompagno con del pane carasau. E che devo dirvi, è un modo diverso di assaporare i bocconi, molto rustico ma veramente interessante. Poi la salsina veramente si sposa anche a mangiarla col pane carasau, che è veramente saporita. Bene, alla prossima ricetta. Io intanto mi gusto questi bocconi stravanati. Buon appetito!